in Russia. Noi vogliamo collegarci questa mattina con qualcuno che ci vuole guidare eh, nel corso della storia della Russia, che naturalmente insomma, negli ultimi tempi è molto più sotto i nostri riflettori, per rileggerla in un modo particolare. Diamo il buongiorno a Federico Varese, direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford. Buongiorno, bentrovato. Buongiorno a voi. Professore, con lei stamattina vogliamo fare, come diceva Giacomo, una rilettura di quello che è uno stato ovviamente ad oggi su tutti i nostri giornali e telegiornali e lo vogliamo fare partendo dal suo libro il cui titolo è già indicativo ovvero la Russia in quattro criminali comprendere il mondo d'oggi significa comprendere la Russia. Professore ci sente? Sì, grazie dell'attenzione. Quello che ho cercato di fare in questo libro è di eh, scegliere quattro personaggi emblematici, ognuno per una decade della Russia post-sovietica e che appunto, come diceva lei prima, ci accompagnano in questo viaggio che descrive la Russia post-sovietica dagli anni 90, anche prima, anni 80, anni 90, fino al giorno d'oggi. È un modo anche per analizzare quella che è stata la Russia e ricostruire un po' quello che è successo dagli anni 90, dove diciamo dal crollo dell'Unione Sovietica... Eh, si sono cominciate a muovere gang eh, di quartiere diventate poi vere e proprie organizzazioni criminali e il modo di analizzare insomma quella che è stata la storia avviene proprio attraverso eh, queste quattro figure di eh, criminali appunto sì esatto esatto il primo, il primo personaggio che analizzo si chiama Ivankov è forse il più emblematico della mafia russa degli anni 90 inizia la sua attività facendo il cambio valuta negli anni 80 proprio Proprio quando l'economia russa, grazie a Gorbaciov, ancora l'Unione Sovietica, si liberalizza. Il problema però è che in quella liberalizzazione dell'economia non corrisponde uno Stato in grado di governare i processi economici, soprattutto le dispute tra imprenditori, tra i nuovi imprenditori. E quindi eh, questi mafiosi che prima facevano piccola criminalità Diventano come dei governanti o governatori del mercato, per cui ci si rivolge ad essi quando si ha un conflitto. E questo, ovviamente, è una cosa gravissima perché non è lo Stato che governa l'economia, ma la mafia. Professore, questo ci porta a diciamo, mettere tanti punti su quello di cui parliamo. Molto spesso si parla di Russia come Mosca o San Pietroburgo. Di fatto, la Russia è un paese talmente grande, talmente esteso, talmente vasto che conta una estensione non solo geografica, ma anche di eh, popolazione, territorio molto più grande, per cui fare i conti con una Russia fatta solo delle grandi città o dare conto solo a Putin, in questo caso specifico, diciamo, diventa un po' riduttivo. Sì, certo. Io, appunto, come racconto nel libro, quando andai in Russia negli anni 90 feci lavoro sul campo in una città che si chiama Perm che è nella regione degli Urali al confine con la Russia Siberiana e lì ho vissuto appunto come racconto nel libro in questo studentato e la prima cosa che mi sono reso conto nello studentato è che c'era una gang del locale che faceva appunto questa compravendita di valuta, di merci completamente al di fuori del, del governo dello Stato e attraverso l'uso della violenza. Ovviamente la Russia poi si estende fino a, a, alla Kamchatka, alla Korima, dove ci sono i famosi campi di prigionia. Certo Mosca rimane un, il centro del potere politico, senza dubbio. È interessante poi notare come nella disamina delle quattro figure che riguardano la criminalità... Russa, che è esaminata appunto nel, nel libro, ci siano diversi modi di intendere la criminalità dal capo mafioso all'oligarca per arrivare poi al criminale informatico. Sì, esatto. Dopo aver esaminato questo periodo degli anni 90, che era anche un periodo breve ma di democrazia, eh, uno dei punti centrali, una svolta, secondo me, fondamentale è il 93 nel caso russo, cioè quando il, eh, il Yeltsin bombarda il Parlamento, quindi la breve ehm, primavera democratica russa che dura pochi anni viene presto interrotta appunto dalla violenza del, di Yeltsin. Una tesi forte del libro è che... La, la violenza politica di Putin ha le sue radici nel periodo yersiniano. Un alleato cruciale di Yersin in questo periodo è un oligarca che si chiama Berizovsky, di cui io racconto molto nel libro, che ho avuto modo di conoscere sia a Mosca che poi a Londra dove si è rifugiato. Berizovsky è l'emblema di questa alleanza tra potere economico che emerge dal caos politico ed economico degli anni degli a fine anni 80, primi anni 90 e l'alleanza con il potere politico è un periodo in cui il potere economico ha un forte impatto sulla politica e quindi anche dirige per certi versi la politica di Yeltsin Professore ehm, sì. per capirci, noi soprattutto all'inizio allo scoppio della guerra è come se avessimo realizzato a un certo punto che effettivamente c'era una sorta di problema con il potere in Russia e il fatto che fosse Putin la persona in capo a questo potere, nel senso la persona che, a prescindere da tutto, da queste figure che lei racconta, prendesse decisioni. Ad oggi, eh, come siamo messi? Cioè, nel senso, mi spiego, eh, quello che l'Occidente si domanda, o semplicemente l'Occidente, in quanto persone comuni, persone del popolo, dicono: Ma è mai possibile che c'è una sola persona in un paese così grande. Che prenda delle decisioni senza una rete di, di, diciamo, eh, di persone che le facciano da contrappeso, mi sento di dire. No, assolutamente. La Russia è comunque un sistema politico complesso in cui vi sono molti attori. E come dice lei, Putin è al centro di questa rete di attori, ma non è l'unico e se non ci fosse questa rete di attori attorno a lui cadrebbe il giorno dopo. E quindi anche per, in prospettiva, per immaginare una fine del regime, bisogna aspettare che questi attori fondamentali, che sono poi il Ministero della Difesa, il Ministero degli Interni, i servizi segreti, che sono tutti parte del regime e ovviamente anche gli attori economici, lo, lo, lo scaricano, ecco, fino a quando questo non avviene Putin rimarrà saldo nel suo potere, però appunto, certo, come dice lei, non c'è un unico uomo al potere, lo zar, ecco, è un'immagine che non corrisponde alla realtà. Riprendiamo fra un attimo la nostra chiacchierata, professore, ci interrompiamo un istante per vedere che tempo fa. Meteo. Con il professor Federico Varese, collegato con noi da Oxford, abbiamo fatto un quadro di cosa significhi approcciarsi alla Russia oggi partendo da quattro criminali, quattro criminali che hanno composto un po' la storia del paese. Eh, professore, però questo diciamo, è il suo ultimo libro. Nel, tra i vari libri lei ha scritto anche Mafia in movimento, Vita di Mafia, per cui le abbiamo chiesto, le vorremmo chiedere anche di eh, darci un attimo una spiegazione di ciò che invece sta succedendo nel, nel nostro paese, partendo dalla notizia dell'arresto di Matteo Messina Denaro, ma non tanto quello perché ormai... Se ne è parlato, straparlato e continuano ad arrivare ehm, notizie, diciamo, di, di, di presunti complici ehm, e, e, e quant'altro. Ma più che altro quello che volevamo capire con lei è qual è la fase della mafia che il nostro paese ad oggi affronta. Sì, appunto, io sono un mafiologo, quindi mi occupo anche molto <ride> di mafia italiana. Come dice lei, l'arresto di Matteo Messina Denaro è una bellissima notizia e sono estremamente felice che sia avvenuto. Certo, questo non vuol dire che la mafia, né la mafia siciliana, né tantomeno l'Andrangheta o la Camorra sono state sconfitte. Per sconfiggere le mafie bisogna capire che sono fenomeni economici, politici e sociali che vanno al di là del singolo individuo, che è certo è importante arrestare. Quindi l'arresto è importante, la mafia è un fenomeno però che va combattuto oltre gli arresti, che sono fondamentali. Sicuramente la mafia siciliana è in crisi, è in crisi perché è sotto una fortissima pressione. Militare poliziesca, tutti i maggiori boss sono quasi tutti in prigione adesso è uscita dal mercato della droga. Quindi, a differenza degli anni appunto di Rina e di Matteo Messina-Denaro degli anni 90, la Mafia siciliana non è nei grandi raccordi della droga internazionale, come invece l'andrà eppure, però, è presente sul territorio è infatti in grado anche di nascondere un, un latitante così importante per tanti anni. Quindi non dobbiamo dimenticare la dimensione locale. E per sconfiggere questo fenomeno. È da considerare anche la dimensione temporale. Se nel libro La Russia in quattro criminali lei esamina la criminalità nel corso del tempo e della diversificazione anche dell'essere criminali in Russia, così c'è anche da pensare che eh, se eh, oggi siamo arrivati all'arresto di Matteo Messina Denaro, testimone in qualche modo di una, eh, ma dopo trent'anni appunto testimone di una mafia di un certo tipo, è anche vero che eh, la criminalità organizzata anche in Italia cambia ed è cambiata nel corso del tempo ed è importante anche capire come sono le ramificazioni e le destinazioni oggi. Sì, certamente cambia, un po' cambia come cambia la società, anche la società è più internazionale, più globalizzata e quindi anche i mafiosi viaggiano di più, sono più presenti in altri paesi, però rimane anche il nocciolo duro, che queste sono organizzazioni che controllano un territorio piuttosto piccolo il fatto che controllino un territorio dove magari c'è un porto come il porto di Gioia Tauro poi le permette di avere addentellati internazionali, ad esempio nel caso dell'Andrangheta, nel mercato internazionale della droga. Professore, purtroppo sia... il nostro tempo a disposizione è terminato. Però le chiediamo, se le dovesse andare in futuro, di ritornare, perché è sempre bello aprire un orizzonte così ampio eh, con una personalità come lei. Quindi grazie mille al professor Federico Varese, direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università di Oxford. Grazie per essere stato con noi. Ce ne andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità, l'abbiamo detto all'inizio della giornata, oggi è la festa di San Giovanni Bosco e noi qui vogliamo festeggiarlo insieme. Pubblicità.